Va bene, dai, che andiamo. Beh, bisognerebbe essere un po' più coraggiosi, ad esempio, sul cuneo fiscale. Cuneo fiscale è la differenza tra ciò che paga il datore di lavoro e ciò che si mette in tasca il lavoratore. E non è la totalità, perché in effetti poi c'è il costo del lavoro, che nel suo complesso è molto elevato. La statistica, ma questa è una statistica OCSE, purtroppo ci dice che... La statistica OCSE di ieri ci dice che siamo... Positivo, la ridiminuzione è stata lo 0,08, siamo purtroppo a un 46 rotti contro una media del 36 al quinto posto nella classifica sul peso delle tasse sui salari su queste in cose, Europa. Su queste cose bisogna essere più coraggiosi, anzi bisogna essere assolutamente determinati. Altrimenti, e questo oggettivamente secondo me sarà uno dei problemi che avrà da governare Gentiloni, non solo i conti, ma anche le dinamiche interne al proprio partito, che facendo leva sui conti cercherà di mettergli le bucce di banana sotto i piedi per farlo prima scivolare. Di noi sul cuneo fiscale ci sono Belgio, Germania, Ungheria e Francia. Non è una bella scena, però, perché oggettivamente finché c'è davanti qualcun altro, voglio vedere che gli altri però che stanno dietro. Sì. E la questione è la capacità di essere competitivi con questi costi. Sì. E noi su questo oggettivamente perdiamo punti e perdiamo capacità di vendere. Dai, bevi l'acqua, mi racconto.